della seconda giornata di campionato. Ti sparo. Ma sai, ma no, io mi vivo per Verona, no, Milano non me la faccio, sì. Kalinic il pezzo di legno. Però no, con me mi segna. Sì, ma è buono, però è un po' di legno. Se ho messo Kalinic, Simeone dopo. Invece al primo Rebic e era al posto di Saluto agli amici all'ascolto, buone notizie almeno dal punto di vista del meteo perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Pierluigi Pardo e Lele Adani di nuovo in vostra compagnia per raccontare lo quali è spettacolo Bormio. del grande calcio. Sarriati in pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Gara che promette spettacolo tra Hellas Verona e Milan. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Di solito devo fare quando giochi online. Stiamo giocando online. Pronti? Comincia dunque la gara. Calmi. Interrompe l'azione e recupera Vado palla. io qua, posso. Ti è piaciuto Tona? La scorsa. Non controlla bene qui. È sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. È un bomber di razza, un Okier. difensore implacabile. Quando c'è da buttarla dentro, lui risponde sempre presente. Non puoi mai perderlo di vista, Pier. Possesso perso. Pressione qui sul portatore di palla. La allontana. Grande scelta di tempo, ha fermato un'azione potenziale. State un po' troppo su, eh? Bravissimo, Supera facilmente il difensore. Brahim. E apre le marcature. Scusate. Posto. Non stiamo a registrare. Il replay ci Finalmente permette di Brahim si analizzare meglio sblocca. l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Stava quasi per mancare l'impatto con la palla. Questa non l'ho Conclusione, messa beh, da direi orecchie. stilisticamente rivedibile, però efficace. Sei morto dentro. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Mamma mia. So meglio sto vero. Ma è forte, però ci mette. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione. Faraoni. Barak. Un'entrata decisa e efficace. Intercetta bene in Dai, zona bro. pericolosa. E mezza. Pallone perso. Si passa con Teo. Recupero in zona pericolosa. Riconquista un pallone importante.
Barak. Vuole un pallone lungo. Cross ben intercettato. Oh, mamma mia, che cazzo fai? Efficace l'intervento del portiere. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Colpo di testa che non trova la porta. Di testa però qui è piano almeno. L'intenzione era buona, l'esecuzione decisamente meno. Il portiere ha seguito con lo sguardo il pallone che è uscito anche di parte. Dato su possesso palla, non da Milan. Gli avversari. Il dato però conta relativamente a Pierre. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per occhiellini. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Decisivo quell'intervento. Bakayoko. Brahim Diaz. Mamma mia, Brahim è il re del centrocampo. Zlatan Ibrahimovic. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Recupero fa segnare Ibrahimovic. Mai. Mamma mia, Tomori come lo recupera. Non può sbagliare da lì. Dice di no con questo intervento. Capri si mangia Tomori. Occhio al corner. Rivio un po' pigro questo. Occhio qui alla ripartenza. Selemakers. Rebic. Rebic, ma vaffanculo. Ci sarà un minuto di recupero. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi. Dai, non c'è proprio, ormai è ido. Tanta rima è ido. Morto. Inizia la ripresa. Ma non gliela metti in testa. Sono chiusi col Milan. Non mai. Di piedi. Morto di rabbia lui. Brahim Diaz. Brahim! È bellissimo! Cade lì. Mila, signori. Report evidenzia l'intelligente palafiltrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha preso il piede leggermente avanzato e lo ha beffato con questo tocco morbido. E questa è una grande giocata. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Manco così segni. Palla in fallo laterale. Vince il contrasto e recupera il pallone. Torna lo spettacolo della Serie A nel prossimo. A voto Mori. Si giocherà tra Hellas Verona e Napoli. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Kalinic. Mori. Sempre lui. Torna indietro per giocare il pallone. Da un'occhiata in mezzo può spedirla in area. Non un granché qui l'intervento del difensore. Allontana il pericolo. Hanno spazio per ripartire. Prova a fuori gioco, cretino. Qui per forza perché nato la scorsa. Cambi da una parte e dall'altra. Simeone capisce tutto e intercetta il lancio.
Alza di merda. Punizione per il Milan. Ti odio. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EITV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata a viso aperto, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. Lavora male in copertura. Occhio a Ibra qui. Ibra! Ma dove è passata? Gesù! Ci sono arrivato due secondi dopo, caracò. Ma dove è passata? Ha sentito la pressione perché ho detto tra un po' va a centrare Giroud. Ha sentito la pressione Ibra. E rivediamo ancora il gol. Ha superato il primo Bellissimo. marcatore. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo E di palo. Vuol dire sinistro. che forse non Fottore se l'aspettava. bordata. Gesù. Tatadum! Vantaggio grazie al gol del 3-0. Già si sa chi vince. O Ibra non vince. Simeone. La mette sulla corsa del Come in compagno. verità. Azione che sfuma. Grande lavoro della Aspetta, difesa. Fernandez. Selemakers, 88 palla regalata agli avversari. Giovanni Simeone, pallone che viene intercettato. Mamma mia, il Verona, porco due. Ancora un quarto d'ora per E gli la altri speranza delle due Ermitano. squadre. Occhio a questo pallone filtrante. Ibra. Riesce a liberare, palla ancora buona. Ibrahimovic, super Ibra! intervento qui. Mi ha svegliato tutto che botto come Belotti. Occhio al corner, difensore in difficoltà qui, attenzione. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Ecco Ah. qui la lettura del difensore. Che Milan però ragazzi. Come tutto. Intercetta il pallone. Giovanni Pallone. Simeone. Porco dedi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Contrasto deciso. Selemakers. Interviene, intercetta il passaggio. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Parata Oh, Yanga. eccezionale questa! Pallone La perfetta del Milan. in mezzo, pallone un po' troppo molle. Non si può Niente. È così. passare, 3 punti d'oro per la squadra ospite. Un successo largo, frutto dell'ottimo.